Popo, tutti ragazzi, che benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su una nostra serie di Minecraft, ma non in quella principale. Infatti oggi volevo portarvi una cosa un po' diversa. Ho trovato questo aereo che praticamente ti permette di volare in modo infinito su Minecraft ed è molto molto semplice da costruire. Quindi ragazzi, non ho perso occasione e ho voluto portarvelo sul canale perché è una cosa veramente veramente figa secondo me. Quindi ragazzi, io non vi spoilerò altro, vi lascio al video. Buona visione. Ciao! Allora ragazzi, la costruzione di questo aereo è veramente molto molto semplice. Quello che ci serve è semplicemente quello che vedete nella nostra barra in sotto. Quindi due serbatoi, un blocco di redstone, due pistoni appiccicosi, due pistoni normali, della materiale da costruzione, quindi cobblestone, stone, qualsiasi cosa vogliate che non interferisca però con la redstone, due blocchi di slime, un pezzo di scale, una ferrovia di redstone e un Minecart. Allora, come si costruisce questo aereo? Premetto che questo è un aereo che può andare in avanti all'infinito. A meno che non incontri dei blocchi, questo non si fermerà mai. Se qualora dovesse incontrare delle foglie, le distrugge, continua avanti, se ne frega e continua il suo percorso. Però, ragazzi, la cosa figa è che può andare avanti all'infinito, non è velocissimo, volendo si potrebbe raggiungere la fine del mondo di Minecraft. Perché, ragazzi, veramente questo può andare avanti all'infinito. Per costruirlo bisogna creare questa costruzione, quindi un blocco sotto e un pistone normale sopra che guarda in avanti. Una volta fatto questa cosa, è importante togliere questo blocco qui sotto, se no, ragazzi, si incasina tutto quanto e non va bene. In questo momento posizioniamo il nostro blocco di slime qua davanti e subito a destra il pistone appiccicoso con l'altro blocco di slime. Una volta messi questi pistoni, che ho sbagliato, serviva soltanto un pistone normale e un pistone appiccicoso, andremo a mettere innanzitutto l'osservatore che guarda da questa parte sul blocco in avanti. Quindi sopra il blocco di slime che è attaccato al pistone non appiccicoso, mettiamo l'osservatore che guarda verso di noi e darà questo impulso. Ora mettiamo qui il blocco di redstone e dovrebbe tirarsi avanti questo pistone qui. Ci giriamo dall'altra parte, l'altro osservatore mettiamo qui sopra il blocco di slime collegato al pistone appiccicoso. Non dovrebbe muoversi niente per adesso. Il blocco di redstone è lì semplicemente per impedire che parte tutto il motore. Ora ragazzi, andiamo a costruire questo là, il nostro vano per appunto stare nel nostro aereo. Quindi due blocchi di pietra o qualsiasi materiale voi vogliate qua davanti e degli scalini, giusto per sembrare un minimo un aereo, perché non sembra molto un aereo da questa angolazione. Ora andremo a creare il nostro posticino dove stare, perché ovviamente se stiamo così cadremo o comunque verremo buggati in questi blocchi e poi è un casino. Quindi ragazzi, la cosa migliore è proprio costruire questa roba qui. Andremo a mettere un binario, una rail qui davanti e sopra andremo a mettere un minecart. Una volta che abbiamo fatto questa roba qua, da sotto, quindi ragazzi, mi raccomando, da sotto andremo a distruggere la rail cliccandola così e dovrebbe invertirsi la posizione nel Minecraft. Una cosa velocissima, per chi non lo sapesse, semplicemente l'osservatore si crafta in questo modo, ovvero con tre pezzi di cobblestone sotto, tre sopra, due pezzi di redstone e un pezzo di quarzo. In questo modo otterremo il nostro osservatore, quindi un modo molto molto semplice. Detto ciò, ragazzi, liberiamo uno slot, entriamo nel nostro aereo da sopra, comunque da sotto dove vogliate, e togliamo il nostro blocco di redstone. Se tutto va bene, dovrebbe partire il nostro aereo, molto molto semplice, anche se non ha l'aspetto di un aereo, però fa niente. Dovrebbe partire il nostro aereo, dovremmo rimanere buggati nel nostro minecart che viene spinto da questi pistoni. Mi raccomando, ragazzi, non più di tre blocchi davanti ai pistoni, se no si blocca tutto quanto. E niente, questo era semplicemente un piccolo video perché ho visto questo aereo, devo per forza portarlo sul canale perché è una grandissima figata secondo me. Sarebbe figo farlo tipo a mo' di scialuppa di salvataggio di una mega nave enorme, che forse andremo anche a costruire sulla nostra serie principale. Potrebbe essere una bella idea, sì, veramente una bella idea, magari una super nave enorme che ha la bocca che si apre con i pistoni redstone, che quando andremo appunto a cliccare il pulsante per aprire la bocca farà partire anche la piccola navetta di salvataggio. Potrebbe essere una cosa molto molto carina. Volendo, per fermarlo basta semplicemente riposizionare il blocco di redstone dove era prima, ok, e si ferma automaticamente. Si potrebbe creare anche una sorta di piattaforma da questa parte, sempre con gli scalini, ragazzi. L'importante è non superare mai i tre blocchi, perché se mettete un altro blocco si blocca tutto quanto e non va più avanti l'aereo. Quindi ancora andiamo nella
nella nostra postazione, rompiamo il nostro blocco e vedete che i blocchi vanno avanti tranquillamente di pari passo, così come se effettivamente fosse un aereo. Ripeto, la grafica non è bellissima, questo qua è il nostro aereo, va avanti veramente all'infinito, potremmo tranquillamente buggare il mondo di Minecraft e uscire e arrivare nel punto in cui il mondo non esiste più, quindi trovare effettivamente la fine del mondo di Minecraft. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo della visione, purtroppo questo lo so che non è un video dei miei soliti, però ho voluto portarlo perché secondo me fare un aereo è sempre stata un sogno, diciamo, su Minecraft, perché non si è mai riuscito a fare un qualcosa di decente. Comunque questo non è un aereo vero e proprio perché può andare soltanto avanti, però è già qualcosa perché è automatico, da solo, senza mod, senza niente, va avanti finché noi non andremo appunto a fermarlo o finché non incontrerà un qualcosa. Quindi ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visione, ricordo un like e un commento se il video vi piace e noi ci vediamo questa sera con la live streaming. Ciao!